Sì, questa proposta sul reddito di maternità mi aveva incuriosito e volevo proprio una spiegazione. Cioè, secondo lei, 1.000 euro alle mamme che lasciano il lavoro? No, no, Questa alle era la. mamme che hanno un bambino e scelgono di dedicarsi in via esclusiva alla famiglia. Quindi lasciano il lavoro? Ah, perché possono non avere un bambino e non stare in condizioni di lavorare, per esempio. Non sono tutte lavoratrici le No, le mamme però che lavorano dovrebbero mamme. Se per una avere questi 1.000 mamma euro. vuole scegliere, vuole avere il Ok. reddito di maternità, non deve lavorare, questo è evidente. Se sceglie di lavorare, è una opzione ovviamente che non contestiamo, benissimo, lavorerà. Chi non lavora però svolge un lavoro. Il concetto è questo. Io sono stanco di considerare le donne che fanno le mamme donne di serie B, perché non lo sono. Svolgono un ruolo fondamentale in questo paese. Questo paese non fa più figli e muore. Muore se non fa più figli. Allora noi diciamo, poiché ogni volta sentiamo e leggiamo gli editoriali sul fatto che la denatalità è un grandissimo problema, non troviamo mai la soluzione, noi proponiamo una soluzione che non costa niente. Questa è un'altra cosa che andrebbe sottolineata, il costo del reddito maternità è irrisorio, purtroppo, La mi verrebbe da mia però dire. era solo una richiesta di chiarimento come Le premessa alla due domanda. condizioni sono che una donna che fa la mamma e si dedica alla famiglia è una lavoratrice e Allora, sceglie quel tipo di lavoro. velocemente la domanda, Cioè, Barbara, e soltanto dunque ha questo tipo di riconoscimento grazie. da parte nostra. La domanda che le chiedo è, secondo lei, visto che tutti i dati statistici economici internazionali sostengono che più un paese cresce, cioè un paese cresce di più laddove ci sono più donne che lavorano, e lei non ritiene che sia più utile dare servizi anche per far avere più figli alle donne che decidono di averne? Non sia meglio dare servizi piuttosto che un argent de poche, un 1.000 Quindi euro più al asili, mese? trasporti più Allora, efficienti. 1.000 euro Sì. al mese non sono un argent de poche. Milioni di donne lavorano facendo le segretarie dei dentisti, degli avvocati, dei commercialisti o lavano le scale a molto meno di 1.000 euro al mese. Non pensate a voi stesse, pensate alle donne. Le donne sono tante milioni e affrontano molto spesso il dolore enorme di doversi allontanare dal figlio al quinto mese perché devono andare a raggranellare quei 700 euro al mese che altrimenti la famiglia non va avanti. Io ripeto il concetto, una donna madre è una lavoratrice. Non le stiamo togliendo nulla, stiamo arricchendo il paese con il riconoscimento culturale che quel ruolo è un ruolo lavorativo almeno equiparabile a fare la segretaria del dentista, almeno Quali equiparabile. sono le altre politiche per il sostegno alla famiglia? Il quoziente familiare. La famiglia deve avere più soldi in tasca. Da 25 anni sentiamo declamare in ogni campagna elettorale la riforma fiscale del quoziente familiare, che è una riforma ovvia, perché i 30.000 euro guadagnati da un single non sono gli stessi 30.000 euro guadagnati da un padre di famiglia come me con tre figli. Non è la stessa cosa. E allora noi dobbiamo parametrare, lo dice la Costituzione, la fiscalità ha una capacità di essere progressiva nella tassazione. E allora bisogna arrivare a questa soluzione. Ha un suo costo, oscilla tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, è stato promesso da tutte le coalizioni in tutte le campagne elettorali. A Berlusconi fu postata una petizione con 1.071.000 firme, disse che l'avrebbe fatto come primo provvedimento in Consiglio dei Ministri quando vinse le elezioni più di 10 anni fa. Non è mai successo che non dico sia stato realizzato, ma che sia stata depositata una proposta di legge per fare davvero quella che è semplicemente una riforma fiscale di giustizia. E se noi rimettiamo i soldi col quoziente familiare in tasca alla famiglia, col reddito di maternità in tasca alla famiglia, noi vediamo ripartire davvero l'Italia, non col ritmo ridicolo da ultimo carro dell'Europa con la crescita all'1%. Riprenderebbe la domanda interna, riprenderebbero i consumi interni, riprenderebbe un ciclo economico positivo che poi in Italia è fondato sulla impresa I dati familiare. economici di oggi sono un po' più rassicuranti rispetto a quello che è successo nei mesi Insomma, scorsi, uno no? più leggere. 5,1 in più sul fatturato. Questo è un dato congiunturale che speriamo venga consolidato. Il dato strutturale è più 1,4%, in realtà limato rispetto alle previsioni del governo. Io dico che con una crescita dell'1,4%, 26esimo paese su 27 in Europa, noi non andiamo da nessuna parte. Ma non è che lo dico io, lo dicono i dati, perché il dato della disoccupazione
è analogo a quello pre-crisi, il dato della disoccupazione giovanile è scoraggiante e deprimente. Vengo dalla visita in Calabria, alla Lamezia Terme, a Soveria Mannelli, disoccupazione giovanile al 52%, e non dimentichiamoci che in questo paese, secondo Istat, quando ho lasciato il Parlamento nel 2013 c'erano 3 milioni e mezzo di poveri, adesso ce ne sono 4 milioni e 700 mila, in condizione di povertà assoluta. Ma è possibile che non si faccia niente, davvero niente, per capire che bisogna far ripartire l'Italia, altrimenti 1.282.000 famiglie che non arrivano a fine mese, che sono le vere beneficiarie di politiche fiscali che devono arrivare, alla fine diventeranno condizioni di disperazione in questo Monica paese Rubino. Stesso.